Signore e signori, eccoci qua tornati. Io sono Trenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren. E siamo arrivati a quello che è il terzo match. Ed è un 1-1, palla al centro. I G2 rispondono a modo. E in che modo? Mamma mia, li hanno picchiati. Sì, come i Fnatic li hanno picchiati nel game 1. Quindi sì, onestamente significa poco il fatto che li abbiano picchiati. Il punto è una vittoria da un lato e una vittoria dall'altro, perché sono state due vittorie estremamente monodimensionali, monodirezionali più che monodimensionali. Entrambe le partite hanno visto uno dei due team giocare alla perfezione il macro game e l'altro team semplicemente non aveva una risposta a questo. Già. Nella prima partita abbiamo visto che comunque i Fnatic stavano giocando come li abbiamo visti vincere nella serie precedente in vantaggio globale, 3 teletrasporti contro 1. Stavano giocando i loro comfort pick, stavano giocando una Leona che abbiamo visto comunque essere tra i pick che recentemente Irisang aveva allenato proprio per questa sfida, e abbiamo detto che questa è una sfida senza esclusione di colpi. Questa è una sfida dove tu devi lanciare addosso al team nemico tutto quello che avevi preparato, perché non ce ne sarà altra occasione, è l'ultima partita in questa patch. Subito dopo bisogna considerare, al di là del Gauntlet poi, bisogna considerare poi il proseguo della prima partita, dove i Fnatic sono stati abili non solo a riconoscere le condizioni di vittoria dei G2, ma anche a negarle una dopo l'altra, giocare in funzione della corsia inferiore, vincere in roaming contro le blank senza neanche utilizzare il teletrasporto, senza perdere la corsia nonostante lo svantaggio ustione contro teletrasporto. Quello è stato secondo me un lavoro incredibile da parte di Nemesis. Nel senso, tu sei già in un counter matchup, perché le blank contro Akali è una lane vincente per le blank sulla carta. Sei con l'ustione contro il teletrasporto e non solo giochi alla pari la corsia, che è già lodevolissimo. E poi arriva Brox, ti dà quella spintarella e vai a vincerla la corsia. È bastata una gank da parte di Brox. Una. Da lì in poi Akali ha fatto da sola in un 1 contro 1. Poi, partita 2 per i G2, l'esatto opposto della medaglia. Letteralmente i G2 draftano le loro condizioni di vittoria e le seguono alla perfezione. Vanno a negare molti degli spostamenti da early game di Brox e si sono resi conto che effettivamente i gank da early game di Brox riescono a fare davvero tanto, e quando Brox non ganka correttamente in early game, allora ha un decadimento piuttosto rapido all'interno della partita. Lo fanno in funzione di mettere in comfort zone un Kled che aveva preso risorse grazie a Jarvan e aveva già risorse dalla fase di ban che aveva rimosso i suoi principali counter. Perfetto, perfetto. Meglio di così non poteva assolutamente andare per i G2, perché da lì in poi Wunder ha preso e ha cominciato a distruggere e asfaltare Renekton volta dopo volta dopo volta. Kled deve essere piccato in funzione di un ban di Jax, questo si è capito. Non puoi gestire il Jax di Wipo, lo vai a bannare, lo metti in zona di comfort Kled. Wunder felicissimo di poter fare quello che vuole sul suo Kled. Continua così, è penso la strategia migliore, perché Wipo è il giocatore più problematico dei Fnatic, perché in ogni fase della partita è opprimente. Nell'early game ti sa dominare la corsia, nel mid game ti può fare un teletrasporto e vincerti un fight da solo, nel late game i fight li decide lui. C'è un se. Un se qual è? Se ha le risorse per farlo. Se ha le risorse. E in questo caso non gliele hai lasciate. Già. Perché su un campione come Renekton, per quanto capace tu possa essere a giocare quel campione, se non hai le risorse per giocare sei una borsa di coccodrillo deambulante. Però un discorso che non abbiamo calcato molto durante le partite stesse e che voglio recuperare adesso è quello per quanto riguarda i tiratori. Perché nella prima partita abbiamo avuto Reckless con 10.000 danni in più di Perks, e nella seconda partita abbiamo avuto Perks con 10.000 danni in più di Reckless. Quindi anche su quella corsia inferiore le tempistiche si sono alternate in maniera totale. È stato dettato anche dal pick, perché la differenza tra una Kai'Sa e un Lucian a livello di danno, più va avanti la partita e più si fa sentire. Quello senza ombra di dubbio, e dai supporti. Grazie ovviamente al fatto che sono riusciti a uccidere più volte Morgana senza troppi problemi, perché prima del cronografo Morgana è passibile di aggressione senza problemi. Una volta ottenuto il cronografo glielo fai sprecare e continuerai a aggredirla. È una Morgana, è fragile. Sì. Non è quella Leona che si lancia in frontline e si con prende 4 supreme prima di perdere più di metà della barra degli HP. Giustamente. È molto concentrato, la vuole portare a casa questa serie e vorrei ben dire. Vuole negare l'anno perfetto ai G2. Il che sarebbe anche un climax interessante se consideri come si sono alternate queste due squadre in stagione regolare. Perché
la scommessa dello split perfetto dei G2 è stata rotta proprio dai Fnatic. Già. Sono stati loro la prima sconfitta di questi G2 nella loro strada verso la perfezione assoluta. Volevano quel 18-0, non lo trovano proprio per mano dei Fnatic. E adesso siamo qua alla finale, al terzo game. E già non è un 3-0, quindi i Fnatic si sono già tolti un sassolino alla scarpa. Non daranno ai G2 una serie perfetta. E chi ti dice che siano i G2 a non doversi preoccupare di dare ai Fnatic una serie perfetta? Beh, siamo sull'1-1 e quindi non è più già serie perfetta. Ma signore e signori, entriamo nella terza selezione campioni di questa serata. G2 dal lato blu della mappa contro Fnatic dal lato rosso della mappa ancora una volta. Ed eccoci qua, ladies and gentlemen, Aatrox immediatamente rimosso. Così e anche Kiana. Ok. Mi sa che i ban saranno molto simili alle draft precedenti, Twisted Fate come secondo, dall'altro lato sarà Yasuo o Yumi. Yumi la vedo red side, puoi continuare sui ban adesso standard e infatti rimuovi Rakan. Non penso che la prima fase di ban andrà a cambiare perché sono tutti ban sui comfort pick. Non sono ban che dici voglio cambiare stile di gioco quindi posso lasciarne uno open. Già. Sono dei campioni che se li lasci al team nemico ti massacrano e arriva di nuovo Sylas, che è sembrato essere una risposta decisamente migliore. Giustamente, sei riuscito a trovare tante risorse con quel campione, perché non selezionarlo ancora una volta? Hai visto che Akali non è una buona risposta. Viene selezionata comunque e Gragas di nuovo. È il replay della draft precedente, ragazzi. Allora, abbiamo visto comunque ieri contro lo Schalke che il replay delle draft precedenti dei Fnatic spesso va poi a tradursi in un cambiamento più avanti. E con i G2 che stanno riproponendo la stessa draft di prima, i Fnatic possono tranquillamente adesso prendere Jax. Giustamente vai a selezionarlo immediatamente perché vedi quel Kled e dici ok, posso gestire Kled con Jax. Datemi Jax, lo selezioniamo ora, così che non me lo bannano. Ok, questo mi piace. Al terzo game i Fnatic si rendono conto se nel game precedente Jax è stato bannato perché abbiamo selezionato Xayah. Facciamo che selezioniamo prima Jax e poi vediamo cosa inserire. Il fatto che i G2 abbiano voluto dare priorità a Kled, quindi scoprendosi alla possibilità di inserire Jax dalla loro, mi confonde un pochettino, perché andare a prendere Kled in seconda rotazione avrebbe sì portato il rischio di ban da parte dei Fnatic, ma comunque la champion pool di Wunder è così ampia. In questo caso decidi di giocare Kled, decidi di metterlo in una counter lane, perché sapevi comunque della possibilità di quel Jax. Vediamo se avrà effetto o meno. Bannato Skarner, rimossa Xayah. Non vogliono far giocare a Reckless il tiratore, ma rimosso anche Thresh da parte dei Fnatic perché non vogliono lasciare a Mikix questo campione. Vale la pena secondo te bannare quel Thresh? Sincero, Thresh è stato utile in alcune occasioni, ma non è stato fondamentale. Bannata Karma da parte dei G2 nei confronti di Reckless. E infatti va a selezionare Tristana! Si torna sul comfort, banni uno dei miei comfort pick, prendo un altro dei miei comfort pick. E stavolta lo scaling è totalmente diverso, perché non è solo scaling sul danno, non è solo a chi ha gli steroidi migliori sulla velocità d'attacco, quello è scaling sul range per Tristana. Una team comp basata sullo scalare da parte dei Fnatic. Quello è un Pyke. E il voler piccare Tristana giustifica molto di più il ban di Thresh. Ricordiamo essere uno dei migliori counter di corsia, in quanto la spazzata può interrompere il salto razzo. Sejuani time per Jankos. Ci dispiace, molto per Jankos. Sappiamo che sta soffrendo in questo momento, ma per essere belli bisogna soffrire. Jankos è molto bello e soffre un sacco ogni volta che deve giocare Sejuani. Quello è un Brom? Un Pyke? Cosa vogliono selezionare i G2? Sembra essere Brom alla fine, confermato. Brom è un'ottima sinergia con Sejuani, vai ad assicurarti degli eccellenti controlli, cosa che può tenere a bada il potenziale aggressivo dei Fnatic che si stanno basando molto sul DPS. Se vedi che gli avversari draftano DPS, allora vai a draftare chi può negare quel DPS. Non solo, Tristana Brom sarebbe stata un'ottima sinergia nella corsia inferiore, essendo un facile ingaggio. Tristana si lancia in avanti, Brom la segue con lo stand behind, va a rallentare l'avversario, easy peasy. Quello è Shen per Illisang. Ok. Oh no, perdono il buff di ninja così. Shen contro Brom è un antico counter di quel campione. E il fatto che i G2 abbiano precedentemente bannato Shen vuol dire che va bene, fantastico, questo è veramente fantastico. Comunque, al di là dell'XD di Perks in chat, stavo dicendo, tu hai bannato Shen, sai che i Fnatic sanno giocare Shen e sai che Illisang ha allenato Shen.
Shen counter a Brom in corsia, perché ricordiamo che il rifugio spirituale di Shen va a negare l'applicazione delle stack di Brom e anche delle stack di Permafrost di Sejuani, quindi è un ottimo campione da inserire. I Fnatic hanno veramente draftato bene. Vedremo se questo li andrà a premiare, perché per quanto una draft possa essere ottima, basta un singolo errore per sbilanciare questa partita. È uno di quei game in cui chi prende vantaggio, soprattutto sul lato superiore della mappa, si sbilancia il tutto in modo molto veloce. Per quanto Jax possa scalare molto meglio a confronto con Renekton, beh, può continuare a farmare, beh, cioè, ovviamente può scalare in confronto a Renekton, non è solo questione di scalare bene. Nemesis, Picari e Sposami. Devo dire che l'escalation è stata abbastanza rapida su quel cartellone. Abbastanza, abbastanza. Ok. Convinta la ragazza. Secondo te il meme game dei G2 è nel fare quello che gli dicono i cartelloni del pubblico? In caso qualcuno chiedesse in un cartellone di piccare un pick e poi sposarlo, li porterebbe al matrimonio? Dipende da a chi lo chiedono, secondo me. Ok. Perché c'è chi è veramente un uomo ed è di parola, e chi invece sceglie il campione ma poi non è un uomo di parola. Ma signore e signori, entriamo sulla landa degli evocatori per quello che è il terzo match di questa serie tra G2 e Fnatic. 1-1, entriamo finalmente sulla landa degli evocatori con uno sfondo bellissimo della Coppa dello European Championship. Molto particolare questa ripresa e piacevole. C'è il cespuglio, vedremo chi dei Fnatic avrà il triste compito di doversi affacciare a cercare un lume in quel cespuglio. Questo era un compito molto pericoloso e infatti rimangono lì in posizione difensiva sul fiume. Come ti dicevo, la draft dei Fnatic, anzi, prima ancora di commentare la draft, lanciamo la parola a chi ci sta seguendo da casa, perché signori, sull'1-1, sulla palla al centro, diteci voi che cosa pensate da casa. Hashtag G2win contro hashtag FNCwin. Oh oh, Quax Caps potrebbe esporsi. Infatti vedi Akali, Illisang e Reckless lì presenti, subito a zonarlo in caso si esponga. Penso che stiano cercando un'invasione tardiva, il che potrebbe dare problemi. Infatti eccoci qua con i Fnatic che fanno capolino nella metà campo avversaria sullo spawn della Robo Bestia Cremisi. Provano la chiusura qua nei confronti dell'avversario. Reckless è il primo a essere ingaggiato, lo stun su di lui è stato quasi applicato, mezza vita che scompare. Questo è grave, per quanto Illisang possa permettersi di affacciarsi subito agli avversari. Sarà un fight livello 1, rallentato Nemesis. Illisang adesso prova a prendere l'aggro di questo red buff, conteso fino alla fine. Lo smite sarà fondamentale, sarà Perks a ottenere il buff. Questo è grave, ma subito vanno per l'aggressione nei confronti degli avversari. Proxa e Illisang già costretti al flash difensivo, utilizzato l'exhaust, trovato il rallentamento grazie al red buff. Qua Proxa potrebbe caderci ed è un primo sangue per Sejuani. Questo è il tipo di invasioni con le quali non bisogna assolutamente iniziare una partita. No. Ti sei reso conto che il tuo tiratore ha perso metà della barra della salute? Disingaggia. Capisco l'intenzione, perché l'intenzione era ottima. Illisang, grazie al suo controllo immediato e ad area con l'assalto delle ombre, è un eccellente strumento da inserire a livello di invasione. Ma in questo modo tu ti ritrovi con Perks che ha il potenziamento rosso per la fase di corsia, ti ritrovi con un jungler morto, ti ritrovi con Sejuani che ha preso una kill prima di un buff in questa partita. E voglio dire, hai sacrificato un bel po' di risorse. È da vedere come andranno a sfruttarle i G2, comunque non si fa sentire ancora troppo per ora il vantaggio, ma più andrà avanti la partita e più quella Sejuani già dotata di un'uccisione renderà il tutto più semplice per i G2. Wunder molto aggressivo su Muipo. Kled contro Jax non è un bel matchup per Kled. Da parte di Sejuani abbiamo il campo singolo e il richiamo base. Costretto a questa tempistica. Caps addirittura cerca incatenamento nei confronti di Nemesis, subito balzo con Shuriken difensivo. Brox potrebbe addirittura andare per l'invade o per largo granchio. Ma in realtà l'intelligenza del richiamo base di Jankos, ne parliamo dopo. Qua in corsia inferiore i Fnatic subito vanno a lasciare aggressivamente su Perks. Mikix ha perso metà della sua barra degli HP con questo lean. Vedi, il potenziale di trade da parte della corsia inferiore dei Fnatic è enorme, e lo era già anche a livello 1, per questo secondo me l'invade aveva senso, è stata l'esecuzione ad essere discutibile. Ma voglio tornare a parlare di Jankos e sulla genialità di quel richiamo base. Jankos aveva la punizione, poteva rimanere in giungla, ma appena si è reso conto di come gli spostamenti stavano avvenendo sulla mappa, ha deciso di ritornare in base subito dopo il primo campo, perché si è reso conto che Gragas poteva invadere.
come se ne è reso conto? Perché era semplicemente la cosa più saggia da fare. Nel senso, dopo il primo sangue ottenuto su Broxah e non avendo visione sul quadrante inferiore di mappa, potenzialmente Broxah poteva pensare che il suo quadrante inferiore fosse stato ripulito dal buff. Quindi tu inizi il tuo giro di giungla dal quadrante superiore per non perdere tempo e avere un primo buff. In seguito a questo spostamento del jungler nemico, tu immagini un'invasione e non puoi farti trovare in invasione con poca salute. Torni in base, previeni l'invasione e fai anche capolino in corsia centrale. Così ti prendi un pochino di esperienza, vai subito per l'arco granchio sul lato inferiore della mappa, ma ci sono Shen e Tristana subito a minacciare. River Shen non tollera un arco granchio rubato qua. I Fnatic dovrebbero riuscire a prenderlo. No, nulla da fare. Ingaggiano, sì, perché Illidan qua viene rallentato, così anche Reckless costretto al salto razzo. Brox è arrivato col predatore, ma poco importa. Allora, corsia centrale. Caps cerca di riprendersi adesso. Dopo lo spostamento deve ristabilire la pressione di corsia. Teletrasporto da parte di Reckless in seguito all'aggressione che aveva subito all'interno della propria metà campo. Due tiratori a livello 4. X-Flash da parte di Illidan, vuole provare a ingaggiare nei confronti degli avversari. Brox era lì presente, però viene spottato. Lumi buoni per adesso e Jankos non è stato spottato invece. Possono ora forzare. Sì. Adesso Brox e Jankos faccia a faccia. Teletrasporto sulla top lane, sulla mid lane da parte di Nemesis, torna in corsia. Mikix qua potrebbe ingaggiare su Illidan, si salva subito grazie a un buono spostamento, grazie alla E. Jankos ha aggredito un pochino a parte di Broxah, ma nulla di esagerato. Questa è una situazione molto pericolosa, questo 3v3 sulla corsia inferiore potrebbe scoppiare da un momento all'altro e Perks ha mancato il carretto, tra l'altro. Questo è grave. Molto grave. Molto grave. Imperdonabile. Caps a livello 5. Dall'altro lato Nemesis a livello 6 ha già a disposizione l'esecuzione perfetta. Caps dovrebbe a breve trovare la sua di suprema in modo da poter andare a sabotare l'esecuzione perfetta avversaria. Wunder ingaggia contro Buipo. Un po' di arrasto e di risposta. Si è reso conto che aveva già utilizzato tutto Buipo, quindi lanciare una Q e seguirlo un pochino non era per nulla pericoloso. Caps si sposta sul fiume. Abbiamo una scorpacciata di frutti mielosi, ma niente di più per ora. Lato inferiore della mappa, Reckless continua ad avere un leggero vantaggio nei confronti dell'avversario. Considerato il teletrasporto di vantaggio è anche sensato. Perks è costretto a utilizzare la purificazione contro il town di Shen e in generale contro i controlli dei Fnatic. Avere quella purificazione torna estremamente comodo. Wunder, oh mio Dio, parlando di farm però, è enorme la discrepanza in farm tra i due top laner. È praticamente Wunder con... Sì, ma questo che cosa significa? Che ingaggiano bot? No, non significa questo però. Provano l'aggressione, cercano il seguimento su Illidan, ma un press di attacco applicato su Mikix si fa sentire. Ti volevo dire, questo che cosa significa? Buipo ha giocato dei trade molto aggressivi nei confronti di Wunder. Significa che Buipo, per tenere quella priorità, ha sacrificato farm. Ed era una priorità solo apparente, che Wunder ha gestito ottimamente in corsia. Non era tanto la differenza in farm, era proprio il come è stata ottenuta. Era illusoria quella vittoria di corsia da parte di Buipo. Vedremo adesso uno spostamento da parte di Caps sul fiume, perché vuole aiutare Jankos a fare questo drago oceanico. Conquistato in tranquillità. Obiettivo neutrale molto importante per i G2. Avere sustain in fase di corsia contro questo team torna molto comodo. Shen aggressivo, si lancia davanti anche Reckless. Mikix va a mitigare il danno in entrata. Si lancia davanti ancora una volta, ma Reckless qua è forse un pochino troppo pericolosa questa azione, perché basterebbe un ultimo attacco. Non lo trova, Caps potrebbe cercare l'incatenamento. Si rende conto che non può permettersi il colpo del Suprema. Alla fine arriva Caps con la Suprema rubata da parte contro Reckless. Illidan cade, il pelo Proscema, arrivano Nemesis e Brox. Vanno a separare l'azione. Illidan si salva per un soffio e trova la kill ai danni di Jankos. Non cadrà Illidan. Colpo di catena di Caps che va a segno, ma lo porta a condannarsi a morte. Nemesis qua prenderà un'uccisione gratuita. Una ciascuno soldi, non fa male a nessuno. E i G2 cercano un inseguimento che non sapeva da fare e riescono i Fnatic dall'altro lato a portare a casa lo cambio vincente, a tutti gli effetti. Hanno una gold lead adesso, 1500 unità dalla loro. Il primo sangue è finito nelle tasche di Reckless. La kill in risposta è andata nelle mani di Sejuani. Non hai dato risorse a Kai'Sa. È andato tutto benissimo per i Fnatic. Wunder qua, aggredito per mano di Buipo, ma si rende conto che non può permettersi di più perché Skarl stava per tornare. La barra del coraggio è quasi piena. Correre rischi è un azzardo adesso non ha senso. Hai appena ottenuto vantaggio per il tuo team.
sulla mappa, non c'è bisogno di aggredire. Esatto. Guarda qui, Illisang decide di ingaggiare su Mikix. Qui Reckless si lancia in avanti di salto razzo, cercava a tutti i costi la kill per poterlo resettare e trova l'uccisione. Flash difensivo attraverso il muro, 4 stack di plasma che vanno purtroppo a scadere. Capsa si rende conto che Reckless era fuori zona esecuzione e subito dopo riescono a mettere giù la kill. Permafrost su Illisang, ma si salva anche lui con 4 stack di plasma che non riesce Perks a far detonare. Povera Kai'Sa, veramente, vedere quei bersagli così bassi in salute, così facili da uccidere, ma non trovare il range per l'ultimo esiziale attacco base. Doppio piccone da parte di Kai'Sa. Abbiamo il primo piccone per la Muramana e il secondo piccone per la Furia di Guinsoo, quindi è la classica build che ti permette di evolvere abbastanza in fretta la tua Q grazie alla D bonus, ma comunque avere uno spostamento poi verso la tua build canonica. La build da minatore, definita comunemente. Brox è in corsia centrale, Jankos se lo va a incrociare in giungla. Mi sa che non riuscirà a proteggere la previsione. Arriva l'Express da parte di Illisang, nulla da fare a livello di ingaggio però. Detonazione della bomba, non troppi danni. Jankos viene spottato da un barile rotolante. Invasione di Brox, visione in profondità però. Wunder scalzato dal suo Skarl, ancora una volta sotto torre, ma ancora permane il vantaggio. Arriva la Suprema da parte di Shen, vogliono cercare il dive. I Fnatic si rendono conto, non dovrebbe essere troppo semplice, ma Wunder cerca di prendere tempo per quanto gli è possibile. Ce la fa, Illisang quasi casca per mano di Wunder e la struttura. Manca un ultimo colpo di autoattacco, vuole a tutti i costi avere di nuovo il suo Skarl perché può cercare la carica, decide alla fine di non utilizzarla, troppo rischioso. Il flash di Wunder è stato meraviglioso, è riuscito a prevedere la direzione, l'unica plausibile in quello scenario dell'assalto delle ombre del ninja avversario, e riesce a rispondere e riesce a chiamare a sé una Suprema così importante. Non solo, con l'allontanamento di Shen dalla corsia inferiore riescono anche a dare priorità a Kai'Sa e Brom, con Kai'Sa che va a recuperare un po' dello svantaggio in farm dove Reckless l'aveva imposta, e riesce anche a picchiare sulle placcature. Una placcatura che conquisterà senza troppi problemi. Visione piazzata da parte di Mikix, ma subito Brox la va a negare con un lume di controllo. Mikix, uomo di cultura, che va ad inserire Brom con tanto di croma speciale dello European Championship. Giustamente, dai, insomma. Sì, ma la finale sarebbe carino utilizzarla. Ecco perché ha piccato Brom. Caps in corsia centrale. Non alla pari il farm nei confronti di Nemesis. Gli spostamenti continui di Caps l'hanno portato a sacrificare quella risorsa. C'è visione su Jankos e quindi questo gank non saprà da fare. Salvo carica. C'era la carica per ingaggiare, ma Wipo ha il flash, quindi meglio di no. Wipo qua vuole rimuovere a tutti i costi la visione che Jankos potrebbe trovare. Arriva l'ingaggio di Wipo. No, semplicemente lo minaccia con il suo contrattacco. Scambio di lumi di controllo. Ok, Illisang è molto aggressivo, cercheranno l'all-in, cerca Tron, il knock-up, ma i G2 si rendono conto non possono continuare con l'aggressione. Suprema di Brom un po' sprecata purtroppo in quel frangente. Intanto scambiano ancora una volta Kled e Jax. Wipo però ora comincia a picchiare veramente veramente tanto, non si può permettere di più. Wunder vede Brox arrivare con il predatore, c'è il barile esplosivo, c'è il flash, spanciata, basterà per ottenere una kill. Per quanto Jankos fosse lì presente, Brox si salva per un soffio, ma è soltanto un rimandare la propria morte. Jankos dovrebbe riuscire a trovare l'uccisione, sembrerebbe almeno, perché Brox potrebbe salvarsi grazie alla sua W a mitigare il danno, ma un assalto artico condanna a morte l'avversario. Ma tornato qua a ingaggiare Wipo, trova lo stun ai danni di Jankos, manca un ultimo paio di attacchi e spam! Lanterna in testa per il povero Cavalca Cinghiali. Questo Jax è 2-0-0. E se vuoi giocare Kled, devi bannare Jax. Questa sì, è la seconda partita dove questa informazione è di vitale importanza per i G2. Wipo sa giocare troppo bene questo campione. E l'estensione che Brox ha obbligato a Sejuani per trovare quella kill, il bait per poi fornire un'altra uccisione gratuita a Jax. Questi sono dei Fnatic che stanno comunicando benissimo oggi. Infatti vediamo il vantaggio di 2300 gold apparire sul tabellone. Illisang che prova a bloccare il richiamo base di Perks e Mikix, blocca soltanto quello di Mikix. Questo è quello che gli importa. I G2 sono in difficoltà adesso con Brox che è sul lato superiore della mappa. Ancora una volta vogliono punire a tutti i costi Wunder. Si rendono conto che lui è uno dei fulcri principali del team dei G2. Punirlo ora vuol dire avere un mid game sicuro, tranquillo. Vuol dire aver negato il suo Kled. E abbiamo visto quanto preoccupante quel Kled riesca ad essere. Nemesis riesce anche a portare dalla sua la conquista del largo granchio, rubandolo a Caps che era intento nel voler recuperare anche mana, immagino, su quel largo granchio stesso.
Whip ora diventa sempre più pericoloso, già avvicinata la virtù della triade. Broxah prontamente si va a fare questo messaggero alla landa, si rende conto che ha la priorità sulla corsia centrale, priorità sulla corsia superiore. È facile facile ottenere questo obiettivo. Hai Shen lì soprattutto, cosa che purtroppo i G2 non possono vantare, non possono vantare il support lì, non Shen lì perché quello non ce l'hanno. Però Brom ne approfitta per prendere un po' di visione profonda. Sarà probabilmente un altro drago elementale, infatti la risposta è quella. Sejuani è già nella tana del drago, verrà conquistato da parte sua e da parte di Mikix, che sta semplicemente aiutando con l'applicazione delle stack di permafrost. Qua però i Fnatic vogliono provare a rispondere su questo drago oceanico. Sarà troppo tardi però. Per quanto siano stati spottati, subito Mikix e Jankos saltano attraverso il muro. Evocato il messaggero della landa sulla top lane. Nel frattempo Whippo estremamente aggressivo su Wunder. Broxah trovato e prova a isolare Perks, ma sarà lui a essere isolato. No cappato e cancellato per mano di Caps. Irisangli presente, prova a zonare gli avversari. Jankos adesso viene aggredito per mano di Nemesis. Esecuzione perfetta che non trova sufficiente danno. Top lane intanto Wunder è riuscito a difendere la struttura. Cannonata di cristallo da parte del messaggero della landa, che va solo ad abbattere un po' di HP della torre in top lane post crollo delle placcature, quindi non ti dà neanche risorse monetarie. È stato un messaggero della landa decisamente subottimale. Intanto è scoppiato il caos su questa corsia centrale in questo 2 contro 2. Prova l'aggressione Illisang, trova effettivamente il taunt, cerca di andare all-in. Caps, arriva la carica di Kled, ma il regicidio basta e avanza per barstare l'avversario. Carica di Kled molto decorativa da parte di Wunder, che era lì semplicemente a dare chiusura all'unica possibile via di fuga del supporto nemico. Bel barile esplosivo da parte di Caps, ma rivediamo l'azione dagli albori. Jankos ingaggia, abbiamo da parte sua la prigione glaciale che offre l'assist alle stack di plasma per l'istinto omicida di Kai'Sa. Trovano la kill, kill che va in mano a Caps. Nemesis cerca di rispondere, occhio a Caps perché adesso Nemesis è in range di trade. Whippo basso in salute, aggredito per mano di Wunder. Si rendono conto che non possono continuare l'ingaggio top lane perché mid lane devono difendere, qualcuno deve proteggere la struttura da Nemesis. Broxah torna nella sua metà campo. Nemesis per adesso non sembra avere veramente contestatori su quella corsia centrale. Corsia superiore, preso il primo mattone, adesso Jax rischia di andare fuori controllo nel giro di un quarto d'ora. Penso che questa per i G2 sia una partita con una bomba orologeria sulla loro testa. Più va avanti la partita e più diventa difficile gestire quel Jax. A questo giro hai due teletrasporti, quindi gestire il macro game è un attimo più semplice. Hai un Perks che può scalare estremamente bene, ma dall'altro lato c'è Tristana. Il discorso è proprio equivalente, con un vantaggio in più. La gittata. Sì. Però deve esporsi Tristana. Tristana ha un accesso ai bersagli prioritari meno immediato di quello di Kai'Sa. Quello va detto. Deve Chiaro. Comunque trovare gli angoli giusti. E il pattern di gioco di Tristana si gioca molto di più intorno al riuscire a trovare i reset. È tutto basato sui reset. Reckless ci ha regalato inoltre nella sua storia di carriera non pochi momenti di highlight con la sua Tristana che diventava una cavalletta cercando delle pentakill e poi trovandole. Perks addirittura è lì con i Krug, vuole una marea di risorse adesso perché vuole scalare, immagino, di nuovo verso la build da potere magico. Neanche cosa aggressione con Protein. Nemesis giustamente risponde a tono. Fnatic vogliono conquistare la struttura sul lato inferiore della mappa, si rendono conto che con Broxah sono in superiorità numerica e dovrebbe essere abbastanza facile abbatterla. Nonostante il demolire non sembra bastare, alla fine, intimoriti un pochino ancora dalla presenza di Broxah, se ne vanno. Jankos ha avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con Broxah, perde un po' di salute ma niente di preoccupante. Quanto farmano bene i Fnatic? Abbiamo Nemesis a 195 minion al 18esimo e 185 per Reckless. Oh, occhio, qua, posizione estremamente pericolosa, si lancia in fuga subito Captain nella giungla avversaria. Esecuzione perfetta di Nemesis che completa la kill. Un pochino esosa questa azione, Supreme Sejuani è andata a vuoto. Bella la spanciata di Gragas per fuggire via. L'errore principale di Caps qui è stato cercare il trade senza nessuna forma di resistenza magica. Inoltre Akali ha la maschera maledetta dalla sua, quindi amplificazione danno nel tempo man mano che rimane in combattimento. Non puoi cercare questi pattern di gioco prolungati, né puoi barstarla al momento, e questa è una delle cose problematiche di Akali. Non è facile da uccidere non con i danni che ti trovi attualmente dalla tua. Whippo, corsia superiore, va subito a premere sulle strutture, si rende conto che deve attirare l'attenzione, distrarre il resto dei G2 dal proteggere la corsia centrale.
Come ti dicevo, bomba orologeria. Jax continua a scalare, ha già una spada lunga e una gemma infuocata nel suo inventario. Perks sarà costretto a farmare sotto torre se gli sarà data l'opportunità di farmare, perché guarda lì che danni su quella struttura. Industria di demolizioni Yordle, marchiata Tristana. Abbiamo già visto volta dopo volta trovare Tristana delle torri facili una volta ottenuta l'Infinity Edge, abbastanza velocità d'attacco. Hai abbastanza di che una semplice esplosione ti porta nella posizione di togliere un terzo a barra di HP della struttura. L'hai appena visto. Dei campioni circostanti se già rimangono lì, come è appena successo a Perks. Jankos fa capolino sul lato inferiore della mappa, vogliono magari cercare di ridare un po' di vantaggio a Caps, che 3-2-1 non è che se la stia cavando male, ma la differenza in farm è micidiale. Nemesis aggressivo nei confronti di Caps, dotato di tormento di Liandry, diventa sempre più semplice combattere contro Caps. Nonostante la scossa di assestamento, avere tutti quei danni percentuali fa male. Drago dell'oceano, questo è il terzo per i G2 che vengono però spottati e il drago è ancora molto salubre, arriva, vogliono contestare. Subito il predatore a parte di Proxy, arriva il teletrasporto, riescono a completare il terzo drago oceanico, Proxy esplode in tempo zero grazie ai danni enormi di Perks, si lancia davanti a Buipo che cerca lo stun ai danni di Perks, riesce a trovare un'uccisione su Sejuani e lei è la prima a cadere, Fanatic che vanno a provare a chiudere sugli avversari, trovano la doppia uccisione Buipo, ora va l'inseguimento nei confronti di Mikix e Wunder, si rende conto che Wunder è troppo in salute, Mikix subito flasha via per salvarsi, Buipo trova lo stun ai danni di Wunder, no, perché con un ottimo dash riesce a riposizionarsi perfettamente. Wunder danneggiato, non trova il trascinamento, Nemesis all'inseguimento, Illisang pronto al taunt flash e alla fine c'è stato lo shutdown perfetto di Wunder che si rilancia davanti, barriera esplosivo di Gragas rubato da parte di Caps, regicidio non basta per sopravvivere, Illisang si lancia davanti e trova la kill, Nemesis stesso discorso col balzo con Shuriken ed elimina anche Wunder, sono due kill in mano ai Fnatic dopo un'ottima reazione in G2 che hanno tirato un po' troppo la corda. Hai preso lo shutdown su Jax, ma quanto ti costa? Ti costa la torre, ti costa altre due uccisioni, ti costa aver dato la dominazione di questa fase di partita ai Fnatic, che adesso si ergono spavaldi sulla loro gold lead di 5100 unità. Quel reingaggio era più di quanto i G2 potessero masticare e purtroppo, più che masticare, si sono trovati qui a mangiare la polvere. Reckless riprende anche controllo di visione nel fiume, perché non si sa mai. I G2... con tre draghi dell'oceano possono cercare un pattern di gioco front to back, perché rigenera una marea di risorse nel tempo. Però questo è stato purtroppo davvero troppo. Tu cerchi il drago, ti rendi conto che sei sotto visione nemica anche perché non hai impostato correttamente la pressione sulla side lane prima di andare verso l'obiettivo, non avevi le risorse. Perks cercava come poteva di abbattere Buipo, ma che cosa puoi fare quando Jax prende tutte quelle resistenze extra dalla sua suprema? Poco e niente, qua Buipo cercava la linea in confronto di Wunder e Mikix. L'inseguimento era anche buono. Wunder continuava a applicare questi danni enormi su Buipo e si faceva sentire il burst. Guarda qua però, il barile esplosivo va totalmente a vuoto. Il taunt di Shen è stato fondamentale per bloccare Caps e dare tempo a Reckless di continuare a picchiare il mid laner. Guarda i danni ai campioni. E quando ti dicevo che Jax stava andando sotto controllo e che questa partita... Perks qua, estremamente aggressivo, costringe addirittura al flash Reckless. Quando ti dicevo che questa partita è una bomba orologeria, è questo a cui mi stavo riferendo. Più avanti il match, più diventa pericoloso Jax. Lo sapevamo. Ha chiuso la lancia di Shojin, quindi non hai neanche un Jax controllabile da parte di qualcuno. Sarà praticamente costantemente con il suo balzo e con il suo contrattacco disponibili. E questo porta Kai'Sa'a a non poterlo neanche kaitare correttamente. Già. Kai'Sa'a non può esporsi e già la sua bassa agilità la costringe a esporsi per fare danno. Ora diventa praticamente impossibile affacciarsi. Devi aspettare che finisca l'effetto della lancia di Shojin, ma sono tanti secondi in cui non fai DPS. Puoi sperare in un lockdown su Jax, però devi chiudere la muramana prima di quello. Kai'Sa comunque avrà una clessidra di Zonia per prendere tempo, dato il ramo dell'ispirazione e la build che è verta verso il potere magico, dato già il pungolo. Quindi, comunque Kai'Sa, gli strumenti per imporsi nelle fasi tardive di partita ce li ha. Non è il punto non può fare niente oppure può fare qualcosa. Il punto però è che quel Jax va a limitare tantissimo gli stili di gioco che i G2 possono avere in questa partita. Li obbliga a scelte difficili e non sempre sono scelte giuste. Prossimo drago infernale potrebbe sbloccare un po' la situazione per i G2, sarebbe il loro quarto drago elementale, questo li porterebbe ad avere un late game in cui possono provare a premere sul drago maggiore e combattere con quella risorsa dalla loro. Jankos vede Illisang dalla distanza grazie all'assist di Perks col cercatore del vuoto,
cercano timidamente di riprendere controllo di visione di questa zona intorno al barone Nashori. G2 si rendono conto che quell'obiettivo è facile da abbattere. Akali, chiuso il tormento di Riandri, sta andando verso il copricapo di Rabadon. Inoltre è una Akali che nella totale assenza di penetrazione magica si affaccia comunque a un team senza resistenza magica. Gli unici due strumenti di resistenza magica sono le scarpe di Sejuani e le scarpe di Brom. Quindi ce la dovrebbe fare a gestire la situazione attualmente. Tranquillamente, Akali non teme nessun rivale al momento. Quel copricapo di Rabadon si farà sentire non poco. Se poi completa con i boots di penetrazione... Esatto. Picchierà, e tanto. Kai'Sa sarà probabilmente obbligata anche a un velo della Banshee per gestire Akali, come è stato nella partita precedente inoltre. E questo non è bello, perché significa che oggetti iperaggressivi, come può essere un copricapo di Rabadon anche su Kai'Sa, ti verranno negati. Però avrai della tua la possibilità di andare anche per una zonia poi, e quindi completare una build estremamente difensiva, rendendo il tuo scudo non solo enorme, ma anche dotato di tante resistenze a renderlo ancora più opprimente da gestire. Si stalla però la partita, e per i Fnatic con una gold lead di 5.000 unità non so quanto sia un bene stallare. Hai Jax dalla tua, che è livello 15, si sta portando verso il prossimo oggetto. Più va avanti il game, più Jax è felice. Drago Infernale vogliono scambiare per il barone i G2? Sembrerebbe, perché Drago Infernale è già spawnato e lo completa da solo Reckless. Questo è grave. Oh, ok. Questo è pessimo da parte dei G2. Sì. Perdere una risorsa elementale di questo tipo, soprattutto contro quei Fnatic, quel roster, quei campioni lì. Perché tutti hanno una build aggressiva. L'unico che è più difensivo è Shen. Oddio. In realtà, se consideri gli HP extra del tormento di Liandry preferiti rispetto a quella che è una fonte di penetrazione magica, se consideri Tristana col danzatore fantasma invece che un pugnale di static di fianco all'archibugio a ripetizione, è una build che comunque ti garantisce di sopravvivere a lungo. Yulisan qua ha investito il flash per cercare l'ingaggio nei confronti dei Caps. È bastato un semplice dash per fuggire via dal taunt. Però questo dà possibilità, dà l'occasione ai Fnatic di ingaggiare su questo barone. Non penso che i Fnatic possano contestarlo che i G2 possano contestare i Fnatic al momento. Jankos cerca di riprendere visione, non riesce neanche a rimuovere un lume, figurati contestare un barone intero. Questo richiamo base di Mikix potrebbe voler dire l'averci rinunciato all'obiettivo. No. Kai'Sa ha chiuso il dente di Nashor. Ok, questo è uno spike importante. Questo è molto grosso per i G2. Tuttavia, continuare a mettere pressione sulla corsia centrale non basta per rispondere a modo. Stanno andando per la partita scacchi Fnatic. L'aver stallato, ma l'aver in seguito allo stallo esasperato ulteriormente la gold lead, significa che stanno veramente giocando a scacchi. Qua arriva l'ingaggio da parte di Nemesis, insieme alla suprema di Shen, subito costretta alla fuga Caps. Esecuzione perfetta che porta in una posizione perfetta Nemesis, riuscirà a uccidere Caps, sembrerebbe di no. Yanko subito flash difensivo e assalto artico per fuggire via. Nel frattempo qua vediamo il combattimento tra Kled e Jax in corsia centrale, si salvano per un soffio i G2. Jax riesce a balzare sui minion staccandosi così dalla trappola per orsi su catena di Kled. Però i Fnatic hanno allontanato i G2 dalla zona di combattimento e adesso hanno un ingresso gratuito verso quella terra del barone. Ma Brox hanno appena investito il suo smite per provare a fare qualcosa. Mikix qua, posizione pericolosa per lui. Fatilisan tenta l'ex flash con ingaggio di taunt. Non trova nulla però. Questa partita è così tesa. Nonostante la gold lead dei Fnatic sia gigantesca, si vede che stanno rispettando in ogni singolo istante i loro avversari. Sejuani vuole chiudere quell'orgoglio di Randuin. Gli serve una fonte di riduzione sul danno critico di quella Tristana, che ormai ne ha già il 75%. Inoltre, la passiva dell'acciaio gelido, andando a ridurre la velocità d'attacco degli avversari, funziona anche abbastanza bene contro Jax. Vedremo qua Wunder continuare a premere sulla corsia inferiore, ma questo vuol dire semplicemente accompagnare le risorse nelle braccia di Buipo, che sempre di più ora ottenuto a livello 16 diventa minaccioso. Jax livello 16. Ora ottenuta anche la lancia di Shojin, si porta verso un pegno di Sterak o una possibile idra titanica. Le possibilità sono entrambe valide. Dall'altro lato Kled, mannaia oscura, idra titanica. Angelo custode come prossimo oggetto?
Probabilmente sì, non vedo altri output per Kled da quella MC Spada, anche perché... lancia di Shojin. Lancia di Shojin su Kled, sì, sì, molto, molto, molto. Molto no. Jankos, guardalo quanto sta giocando impaurito nella sua metà campo. Sa di non potersi affacciare, sa che i lumi che deve piazzare deve farli in maniera molto metodica e oculata. Nemesis continua a prendere risorse gratuite in side lane e adesso sta staccando di quasi 50 minion caps. Unica notizia positiva è che Perks sta farmando. Sì, ma i Fnatic stanno andando direttamente per questo barone Nashor, viene resettato, su premesse Juani che è andata totalmente a vuoto, Broxa provandosi in avanti con il predatore decide di non ingaggiare alla fine. Supremazia Giovanni è vuoto e grave perché è uno strumento importante in meno che i Fnatic hanno iniziato semplicemente andando a fare dei grattini al Baron. Corsia centrale, ti dicevo, notizia buona, Perks sta farmando. Notizia cattiva, il build path del velo della Banshee è orribile. E di conseguenza essere lì seduta su un singolo mantello antimagia sta sacrificando molto questa fase di gioco. Andiamo qua, il tentativo numero 2 su questo barone Nashor, spottati di sangue Reckless, costretti adesso alla fuga attraverso il muro grazie al taunt e al salto razzo. È il secondo trinket di lunga visione che ti sei mangiato. È il secondo trinket che ti porti a casa e adesso gli strumenti per controllare la zona sono davvero pochi. Oh, oh, Perks 4, trovato fuori posizione, costretto immediatamente al flash difensivo per portarsi attraverso il muro. Jax in bottom lane vuole assediare la struttura, qualcuno deve rispondere di quel push. I Fnatic nel frattempo andranno per la conquista del barone Nashor. Questo vuol dire dare a Weepo la possibilità di fare ciò che vuole. Certo, Kled andrà a fermarlo per quanto gli è possibile. Reckless continua a picchiare il barone Nashor, ma Gragas ha preso troppi danni. Mikix, posizione pericolosa per lui, potrebbe essere ingaggiato, ma alla fine i Fnatic desistono. Ogni volta si danza intorno a questo barone. I Fnatic lentamente continuano a estendere la loro gold lead. 7.300 adesso le unità. Quando di i Fnatic hanno iniziato a stallare questa partita, la loro gold lead era 5.000, l'hanno portata a 6.000, l'hanno portata a 7.000 adesso. I G2, per quanto stiano riuscendo a impedire agli avversari di prendere il barone Nashor, non gli stanno impedendo di scalare. Sejuani sì, ha completato il suo orgoglio di Randuin, ma un secondo oggetto su una Sejuani adesso significa comunque che Tristana rischia di asfaltarti. E non parliamo di Nemesis o peggio ancora di Buipo. Buipo ti scioglie vivo. Buipo col pegno di Steracor è veramente ingestibile. Guardalo qua, ingaggia senza problemi da solo contro Barone Nashor, arriva finalmente sarà Broxa attraverso il muro. I G2 non possono nemmeno fare qualcosa per fermarli. Sarà Barone, Jankos può cercare di risolvere la situazione, ma no. Pure il teletrasporto di Tristana per essere sicuri al 100%. Invece sono costretti alla fuga perché alla fine Jankos decide di affacciarsi. Barone Nashor resettato ed un teletrasporto di Tristana preso. Wow. Doveva comunque tornare in corsia. Non avevamo analizzato un fattore però. Sì. Mancanza di danni percentuali. Se Nemesis viene piazzato con il suo tormento di Liendry a cercare di zonare Sejuani, tu non hai letteralmente nessuna fonte di danno percentuale su quel barone, tranne un singolo autoattacco one shot dipendente da un cooldown di Broxa. Non è un velo della Banshee, è un X-Drinker, ecco perché la scelta del non Magic Mantle. Ok. Giustamente sei contro danno Burst. Dente di Nashor mangia magia. Quello è curioso. Alla fine ti rendi conto che comunque puoi permetterti un oggetto del genere nella build di Kai'Sa. Può letteralmente fare la build dell'IKEA Kai'Sa. Quello sì, quello sì. Però non un gran fan della scelta di Perks in questo caso. Broxa continua a fare da guardiano di questa zona. No, prova un ingaggio, Buipo è estremamente aggressivo nei confronti di Perks, proverà a fuggire ma nonostante tutto Buipo ormai è troppo grosso, c'è anche lo scudo di scena a proteggerlo e per quanto possono picchiare i G2 non basterà mai contro questi Fnatic. Trovata suprema di Sejuani nei confronti di Nemesis, ora va l'inseguimento su Caps, si lancia davanti ancora una volta Buipo per cercare la kill nei confronti di Jankos, ma è troppo tankoso. Caps fuggito via grazie alla sua mobilità. Questo vuol dire che i Fnatic però possono permettersi l'ingresso sul barone Nashor. Buipo è assurdo veramente su Jax. Gioca così bene quel campione. L'hai lasciato libero di scalare, l'hai lasciato libero di prendersi le sue risorse e adesso Buipo ti fa sentire perché non avresti dovuto lasciargli tutto quello spazio. Perks è stato sciolto sotto torre. Già. Mentre c'era anche Kled che cercava disperatamente di picchiare Jax per disincentivarlo, ma nulla che i G2 possano fare è in grado di tenere testa al Jax di Buipo, che secondo me adesso inizierà a diventare un ban. Guardalo, 3, 2,
Medvedev scompare. Addirittura sostituire Rakan nella prima fase di ban, quel Jax. Sì. Questa performance da parte di Buipo è davvero fuori di testa. Ti rendi conto che se il problema è la top lane, gestiscila, bannalo. Devi fare a tutti i costi ciò che è necessario per gestire quella corsia superiore. Buipo è troppo pericoloso nelle fasi più avanzate di partita. Che bello vedere i Fnatic giocare questo macro, ti giuro. Perché vedere i Fnatic che stanno contemporaneamente stallando ma prendendo risorse dalla loro, vedere la metodicità di questa loro manovra di strozzamento e vedere che i Fnatic non lasciano che i G2 riescano a riprendere in nessun modo vantaggio, è meraviglioso come livello di gioco da parte loro. È un team che si è preparato ad affrontare i G2. Stanno leggendo il loro macro, stanno reagendo di conseguenza. E quel barone alla fine l'hanno portato a casa. Sono adesso 10.000 quasi gol di vantaggio dei Fnatic. Li porta sempre in una posizione più comoda, per quanto possono provare a reagire i G2. Guarda il farm di Reckless! 420 minion. Al 34esimo! All-in da parte di Jankos, di confronto di Nemesis. Arriva però lo scudo di scena a proteggerlo subito dentro la cortina fumogena. Si salva e va a rigenerarsi subito tutti gli HP persi. Aggressivo Mikix contro Reckless, non si può permettere però molto. Jankos è livello 13 contro Reckless che è livello 17. Reckless non ha il minimo senso quello che sta facendo con Tristana. Mamma mia che performance, quei 430 minion con a un certo punto carica! Ricada da parte di Kled, provano a aggredire il povero Buipo. Per quanto flash in avanti e cerchino un inseguimento su di lui, è troppo difficile gestirlo. Forse riusciranno a trascinarlo, trovano il rallentamento. Alla fine Buipo cadrà per mano di Caps. Questo dà tempo ai G2 un pochino di prendere il respiro almeno. I Fnatic avrebbero potuto sfruttare meglio magari la pressione di 2v1 nella corsia inferiore, sacrificare Jax che ormai era stato aggredito con una marea di risorse da parte dei G2 tra l'altro. Caps ha flashato, Wunder ha flashato e richiesta la suprema da parte di Wunder stesso. Non importa, alla fine va bene così per i Fnatic perché comunque stavano continuando a distribuire risorse locali in mano a Tristana e in mano ad Akali. Akali è quasi full build e idem Tristana. Tristana secondo te andrà verso il 100% di critico a questo punto? Con l'Essence River? È una possibilità, ma è davvero necessario? Perché BT? No? Mm. Per essere ancora più sicuro? Sì, sì, è più plausibile forse. Però è che hai già ruba vita dalla scimitarra di Mercurio. Appunto, vai di double dipping. Mm. Ti porti a renderti così grosso che anche se arrivano su di te hai così tanta sustain. Guarda le build path dei G2. Dove vedi le ferite gravi? In effetti, sono d'accordo, sì. Corsia centrale, i G2 cercano di controbattere, adesso in... Teletrasporto, cercano i flanchi Fnatic, Nemesis è già presente, Buipo è appena arrivato col teletrasporto, cercano l'all-in su Perks ma non l'hanno trovato, arriva finalmente Nemesis, prova a cercare l'all-in su Perks, arriva la Suprema di Shell per proteggere Nemesis e non basterà, shutdown, trovato! Nel frattempo Wunder ha preso un sacco di tempo, Angelo custode della sua proccato, stanno arrivando tutti i rimanenti G2, ma sono troppo bassi in salute per combattere, questa è una kill ai danni di Wunder e la trovano su Buipo. Buipo pronto all'inseguimento, Illisang estrema. Veramente tancoso per quanto provi ad affacciarsi, colpo di catene che va a segno, troppo bassi in salute, G2 devono fuggire nonostante ci sia il drago maggiore qua, i Fnatic potranno conquistarlo senza troppi problemi. Un'ondata di minion doppia sulla corsia inferiore costringerà le attenzioni di Caps su questo lato della mappa. Broxa è lì presente, viene spottato, arriva l'all-in, trovano lo stun su Jankos e questo è un cronografo teletrasporto da parte di Caps che vuole cercare di supportare i propri compagni ma è troppo tardi questo fight. Arriva il barile esplosivo, no, sarà il furto della Suprema di Tristana per lanciare Reckless nelle braccia di Perks. Prende tempo per quanto possibile ma non basta, il danno di Whip è colossale e ora drago maggiore per i Fnatic che con 10.000 gol di vantaggio potranno premere e fare teamfight quando vogliono con questo potenziamento. I Fnatic, Reckless, che cosa non ha fatto in questa schermaglia? La sua Tristana, anche lei le hanno dato il tempo di scalare, adesso siede su 5 oggetti, esecuzione magistrale della palla di cannone, era stata isolata da parte di Caps, Perks è andato in follow up con il secondo istinto omicida della singola schermaglia. E alla fine quella è una Bloodthirster per Tristana. Mio Dio Reckless. Ora è veramente ingestibile. Beh, in realtà sono tutti abbastanza ingestibili. Sì, ma mancava Reckless.
Ora anche lui è ingestibile. Questa partita è ben oltre il punto di non ritorno. Quell'ingaggio dalla distanza da parte di Buipo, il flank, lo stordimento trovato su più persone, già il fatto che i G2 abbiano trovato una kill di ritorno sul primo frangente mi meraviglia, perché per come i Fnatic hanno ingaggiato non dovevano lasciare nessuna risposta. Nemesis, forte delle statistiche extra conferite dal Drago Maggiore e il Drago Infernale che ne viene moltiplicato. Oh, bel cercatore da parte di Perks. Ruba il potenziamento blu da Kali, tra virgolette. Lo assicura per sé. Il proprio potenziamento blu, oltretutto. Questo mette i G2 in estrema difficoltà, che ormai faticano a rispondere alle pressioni che i Fnatic tirano fuori. Buipo, guarda quanti oggetti ha nel suo inventario. Come lo gestisci un Jax del genere? MC Spada per Angelo Custode e pugno di Jaurim per quella che probabilmente sarà l'idra titanica. Non lo gestisci, non è un come lo gestisci, non lo gestisci. Buipo sta performando troppo bene su quel campione. E questo sarà un altro Barone Nashor per i Fnatic. Probabilmente l'ultimo chiodo nella bara dei G2 per questo secondo game. Questo terzo game. Siamo al terzo game. Secondo game è dei Fnatic. Ah, ok, seconda vittoria dei Fnatic. Seconda vittoria, okay. Hai ragione. Seconda vittoria. Barone Nashor completato nel frattempo da parte dei Fnatic. Come avevamo detto, i G2 non potevano contestarlo in alcun modo e forma. Devono premere, devono depushare assolutamente le corsie, almeno per prendere più tempo possibile. Almeno finché non si schiantano con la mano del Barone i Fnatic stessi. Sì. Perché a quel punto non puoi neanche depushare. Penso che nessuno possa depushare Jax al momento. Jax ha 5 oggetti completati, manca solo chiudere quel pugno di Jaurim. Spero davvero non voglia essere così cattivo da fare il martello ghiacciato. Quello per avere proprio staking power. Un'idra titanica gli permetterebbe di pushare meglio, ma ne ha veramente bisogno, è la domanda. È per velocizzare le tempistiche di partita. Arrivati a questo punto, quando puoi premere sull'acceleratore a 40 minuti, ti rende il tutto molto più semplice a gestire. Jax verrà bannato nel prossimo game, 100 su 100. L'hai bannato nel secondo, in questo terzo hai deciso di correre il rischio, l'azzardo di selezionare di nuovo Clay dalla cieca. Sei stato punito. Wunderstunnato. Ecco. Sono bastati un paio di colpi e gli ha tolto comunque un quinto della vita. Tristana in top lane, nel frattempo conquista la prima struttura del limitore, andrà a prendere anche il limitore subito dopo, perché la mano del barone e i minioni presenti bastano e avanzano. Cade la torre anche nella corsia inferiore, torre che verrà accompagnata subito da un inibitore. Anche la corsia centrale, per quanto Caps la difenda, non basta, non c'è via di scampo, si lancia in avanti. Jax, guarda quanto diamine tankoso, non c'è via di scampo, è una furia omicida e Reckless è libero di colpire o attaccare da una posizione comoda e sicura. Per quanto provi Caps a reagire, l'ustione va a segno e Shen porta a casa la kill. I Fnatic vanno per l'assedio finale e si portano sul match point al terzo game di questa serie. Quando ti parlavo della forma finale dei Fnatic e questo splendore al quale mi riferivo, eccoli in tutto il loro lustro che portano a casa il match point. Questa partita è stata il Buipo Show. Davvero, perfetto. Quel Jax non lo rivedrà più per il resto della serie. Non se vogliono giocare quel Kled. Capisco pensare Jax solo in funzione di counter pick nei confronti di Kled, perché dici, lo inserisce contro quel pick, va bene, proviamo a giocare altre cose in top lane. Ma così no. No. Così Buipo sta giocando un Jax ad un livello così alto che non risulta gestibile a prescindere. Specialmente se non gli dai attenzioni. E questa è la cosa che mi ha lasciato veramente l'amaro in bocca. Vedere quanto tempo gratuito Jax abbia avuto all'interno di questa partita. 40 minuti di game in cui sì, sei andato ad aggredirlo qualche volta, ma quando ormai era già troppo tardi, quando Jax servivano due persone per ucciderlo e hai faticato ad ucciderlo anche con due persone. Sono stati una lunga serie di errori da parte dei G2 nelle fasi iniziali, che sono stati poi puniti nelle fasi tardive. I Fnatic stavano mettendo giù un fondo di investimento, stavano dicendo Tristana, Jax, voi farmate. Per questo hanno gestito, secondo me, in maniera ineccepibile quella fase di stallo. I Fnatic sono stati veramente bravi a stallare, perché non era uno stallo il loro stallo, lo so che è paradossale detto così, ma i Fnatic, quando hanno rallentato il tempo della partita, hanno solo scalato la marcia. Non si stavano fermando, non stavano smettendo di prendere risorse. Abbiamo visto che le fasi iniziali di partita, come abbiamo detto, piene di errori da parte dei G2, si sono schiantate contro i Fnatic che hanno trovato una gold lead iniziale di 5.000 unità, distribuendo anche bene le risorse, devo dire. Il tutto è partito dal caos di nuovo che aleggia quella corsia inferiore, che sembra essere una zona davvero calda della landa. Non è quello il punto è che quando vedi che i Fnatic hanno una gold lead di 5.000, tu stai farmando una Kai'Sa e dici, stiamo fermi, Kai'Sa continua a scalare,
benissimo, va bene così. Diventa sempre più pericoloso, certo, ma dall'altro lato... No, senza, ancora tornando su Kai'Sa, ma decidi di andare per le fauci di Malmortius. Fauci di Malmortius, per quanto ti diano uno scudo in grado di mitigare del burst in entrata, contro Akali Jax non serve, perché tu vuoi cercare di mitigare il burst in entrata, ma poi hai Jax che ha un danno sostenuto tale da infischiarsene dello scudo stesso. E le fauci di Malmortius, se sei andato in commitment sulla build AP, quindi stai andando verso un copricapo di Rabadon e stai andando verso il dente di Nashor, rallentano il tuo DPS. Non avevi mai abbastanza danni per avere breccia nella frontline nemica, e così come è successo nel game 1, non riuscendo a fare breccia nella frontline nemica, non riesci a giocare correttamente. Reckless, che aveva Parsec digitata a fine partita, ha raggiunto quel livello 18 così in fretta grazie a tutte quel farm e quelle risorse locali, non lo potevi neanche vedere col binocolo. I Fnatic sono riusciti a giocare una splendida partita, e questa è stata una partita solida. È stata una partita come quella precedente, dove non hai neanche avuto bisogno di cisare qualcosa. Hai giocato quello che sapevi giocare, l'hai giocato bene e hai vinto. Sei riuscito con la tua mera superiorità a livello macroscopico a vincere quella partita, perché sì, in ogni fase i Fnatic riuscivano a rispondere a modo a quello che fanno i G2, a quello che facevano i G2, e i G2 l'hanno detto spesso e volentieri durante le interviste: è divertente giocare contro i Fnatic perché mentre tu fai qualcosa loro fanno qualcos'altro dall'altro lato della mappa. Sì. E lo stesso discorso succede anche al contrario: i G2 provano a fare qualcosa dall'altro lato della mappa mentre i Fnatic ne fanno qualcosa dal lato opposto. Non è sufficiente, non riescono a stargli dietro a livello di ritmo, non in questa serie almeno. Sai, i Fnatic, se dovessero vincere la prossima partita, potrebbero veramente mettere a segno un duro colpo ai G2 da tantissimi punti di vista. Sì. Perché rompono la loro dominazione di split. Perks, ricordiamo che si sta giocando un titolo importante. Perché Perks, bellissimo scioglilingua, attualmente è pari merito con Soaz e Yellowstar nell'andare a contendere il maggior numero di titoli domestici. Sono tutti e tre a 5 titoli domestici. Se Perks dovesse vincere oggi, diventerebbe il giocatore con più titoli domestici in assoluto. I Fnatic possono rompere questo. I Fnatic possono rompere l'anno perfetto che questi G2 sembravano voler promettere. I Fnatic possono rompere una tendenza strana dei G2, ovvero dopo la partita contro gli SKT nel 2017, i G2 non hanno mai perso una serie con un punteggio di 2-1 per gli avversari. Cioè, o gli avversari vincevano 3-0, o quando gli avversari si trovavano sul 2-1, poi i la G2, perdevano, tranne quella singola volta contro gli SKT, prendevano le altre due partite di ritorno. E quindi, se i Fnatic vincono adesso, spezzano tutte queste maledizioni che aleggiano chiunque sembri voler affrontare i G2. E io, dopo aver visto questo stile di gioco da parte dei Fnatic, sto anche iniziando un po' a crederci. Però i G2 decidono di andare per il lato rosso della mappa per questo quarto match. Considerato tutto, è il modo cambiamo migliore. Paradigma. Eh sì, per tre partite di fila hai giocato Blue Side, due partite le hai perse e una sola sei riuscita a vincerla perché hai giocato attorno al pick di Jax. A questo giro puoi giocarti il counterpick. Rivediamo alcune delle azioni chiave. E qui è stato quel caos che scoppiava costantemente, dove Perks provava a tirare giù Buipo. Ma come vedi, Buipo, che qui era ancora pre-lancia di Shojin, non riuscivi a tenerlo fermo. Ok, l'azione è velocizzata, quindi sembra letteralmente che il contrattacco non abbia cooldown. Brutto barile, tra l'altro, qui da parte di Jankos. Caps. Da parte di Caps, sì, buonanotte. Visto il barile ho detto subito mentalmente giungla, no, l'ha rubato Caps. E guarda qui, Buipo, è di nuovo lui, il one man show. Si lancia in mezzo al team nemico, riesce a trovare stordimenti multipli, riesce a stallare la situazione, isolare Wunder. Sono riusciti a trovare una kill di ritorno, ma su chi è andata quella kill? Sejuani. Qua purtroppo si è anche posizionato male Wunder, non è riuscito a portarsi verso il resto del proprio team. E qua porta i Fnatic sul drago maggiore, fondamentale per tutte le fasi successive di partita, perché li ha riportati poi a riconquistare il Barone Nashor e da là procedere dritti verso la base avversaria, perché avevi tre corsie da poter premere. Sì. E con quel vantaggio su Tristana e Jax ormai erano totalmente gestibili. Stesso discorso si applica anche a Kali. Mandavi due persone a provare a ucciderla, non ci riuscivi.
E l'unica azione in cui la risposta a questo 2v1 non era stata immediata da parte dei Fnatic, comunque si stava traducendo nei Fnatic che, sottolineo una cosa, stanno rispettando tanto i loro avversari, sì, ed è questo che li sta portando ad avere un tenore così continuo nel guadagnare vantaggio, perché sanno che ogni piccolo vantaggio non va ceduto mai. Ti faccio l'esempio dell'aggressione in corsia inferiore. Due persone che sprecano risorse e 10 minuti di partita per cercare di uccidere Jax. Nel frattempo i Fnatic, ok, non stavano pushando sulle torri dell'inibitore, ma stavano dando risorse locali ad Akali, e anche questo dopo il Perk e Perks, risorse locali ad Akali è una delle mie preferite, e risorse locali a Tristana, che dopo quel momento erano incontrollabili perché erano entrambe full build. È stato un bel livello di gioco. Sì. Non avevano preventivato tutto questo i G2, e si vede, perché secondo me anche in draft per adesso non ci sono le risposte corrette. Sembrerebbe di no. Ma signore e signori, noi adesso ci